Ok. È iniziata la registrazione. Siamo? Teoricamente mi compare che sta registrando. Angelo, possiamo partire? Angelo è sparito. Sì, Monica. Sì, potete partire. Bene, stavo dicendo prima che siamo qua a salutarvi e a cercare di darvi una mano nelle vostre scelte, per le vostre scelte future, anzi, i delegati dei tre dipartimenti di area medica, ma anche la professoressa, quindi io Monica Olivelli, la professoressa Pestina, il professor Cevenini, il professor Sestini si è arrivato, ma c'è anche la presidente del corso di laurea, di medicina e chirurgia. E avrete già avuto delle informazioni nella parte generale, probabilmente se siete stati collegati, di come siamo organizzati per quanto riguarda l'orientamento e tutorato. Siamo docenti e studenti, ognuno con le proprie deleghe, diciamo, le proprie attività. Voi, a parte questo evento di oggi, potete sempre contattarci e le nostre referenze le trovate nel sito dell'università, e per la parte più tecnica di percorso potete contattare gli studenti tutor, per le parti che riguardano di più i contenuti di studio potete contattare i delegati. Passo la parola per un saluto rapido alla professoressa Pessina, che vedo. Sì, buonasera a tutti. Io sono un delegato dell'area medica, in particolare sono delegato per il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, dove successivamente a questa presentazione generale di tutti i corsi dell'area medica si collegherà chi è interessato nello specifico ai corsi del Dipartimento, come avrete visto da programma sul sito dell'orientamento. E quindi ecco, chi vuole informazioni più precise sui corsi del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo può successivamente alla presentazione generale dei corsi collegarsi nell'altra stanza virtuale del Dipartimento. Ci vediamo dopo. E buon proseguimento. Passo la parola al professor Gabriele Cevenini. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono Gabriele Cevenini, un docente della facoltà di medicina, insomma della scuola di medicina, e io mi occupo dell'orientamento e tutorato invece del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Quindi invito i ragazzi interessati a collegarsi successivamente a questa stanza dove tratteremo dei corsi che sono affrontati nel Dipartimento di Biotecnologia Medica. Ora vi spiegheranno sicuramente nella parte iniziale quali sono i corsi, come sono divisi nei vari dipartimenti. Grazie. Sì, poi chi vorrà seguire il corso di medicina rimarrà in questa stanza, mentre chi vuol seguire le professioni sanitarie afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze avrà l'altra stanza, ma voi dovreste già avere visto il programma e quindi dovreste essere già informati su questo, credo. A questo punto darei la parola allo studente tutor Giuseppe Scaramella che ci illustra un po' i corsi dell'area medica in generale, afferenti a tutti e tre i dipartimenti. Allora, buonasera a tutti quanti, io sono Giuseppe Sgaramella, sono uno studente tutor dell'area medica, in particolar modo sono uno studente di medicina dell'ormai concluso qui ex sesto anno, quindi da un paio di settimane ho concluso la mia carriera universitaria per quanto riguarda le lezioni. Ma ora qui vi parlo di una parte generale, appunto, come ho già detto, di professori dell'area medica tutta,
e poi successivamente a partire dalle 16:45, sempre se si vorrà, su questa stanza, parleremo insieme con la professoressa De Monti su quelle che sono più prettamente le problematiche, ma soprattutto le caratteristiche del corso di medicina e chirurgia. Ora, in particolar modo, vado ad illustrarvi quella che è appunto l'area medica. Figurami, dottore. Quindi, innanzitutto, come avete già potuto avere modo di capire, comprendere da quelle che sono le presentazioni generali fatte dai nostri tre docenti, i nostri professori, l'area medica che cos'è? Altro non è che un'area che si basa su quella che è la cura dell'individuo fondamentalmente. Che nasce dall'intersezione di tre dipartimenti, che sono il dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, del dipartimento di biotecnologie mediche e del dipartimento di medicina molecolare dello sviluppo, di cui acronimo appunto potete vedere nei progetti. Ogni dipartimento poi al suo interno va a racchiudere quelli che sono i corsi di laurea. Ma quello che diciamo, non vi deve serviare è il fatto che questa nostra area si chiami area medica, ma in realtà non è proprio esatto definirla area medica, o meglio, è un'area che si basa su quello che è lo studio di tutte le caratteristiche e di tutte le chance terapeutiche, ma tutte le chance quindi terapeutiche di cura e di prevenzione, volte all'individuazione delle problematiche dell'individuo a tutto tondo. Quindi praticamente con area medica si vanno ad intendere tutti quei corsi di laurea triennali e magistrali che vertono sulla cura dell'individuo, visto come paziente, quindi come persona nella sua interezza, ma ne viene vista anche tutta la parte della prevenzione e della riabilitazione. Innanzitutto una presentazione generale, quindi l'area medica, abbiamo detto, è formata da tre dipartimenti e in particolar modo vi segnalo una eccellenza rappresentata dal Dipartimento di Biotecnologie Mediche, che è stato individuato come appunto dipartimento di eccellenza dal programma del MIUR. La nostra area medica, quindi l'area sanitaria, consta di ben 12 lauree triennali, 6 lauree magistrali, 2 magistrali a ciclo unico e ben 4 lauree in lingua inglese, di cui corse appunto le lezioni e anche gli esami si tengono in lingua inglese. Proprio perché è necessario nella parte medica, nella parte sanitaria, avere sempre più uno sguardo a quello che è il futuro, ma nello stesso tempo bisogna sempre tenere presente quello che è lo sguardo verso il passato, per comprendere quali sono stati gli errori e quali sono stati effettivamente le cose vantaggiose che hanno portato poi a far sì che ci sia un progresso, e questo poi deve essere messo in luce in quelli che sono gli sviluppi futuri. Ma ora torniamo a quella che è la descrizione più nel dettaglio dei nostri tre dipartimenti. Come potete vedere, ogni dipartimento presenta delle lauree triennali, abbiamo detto, lauree magistrali e lauree anche a ciclo unico. Per quanto riguarda il primo dipartimento che qui vi ho segnalato, cioè li ho messi in serie, però potete ben vedere da un confronto come tutti e tre presentano le lauree di professioni sanitarie e le lauree magistrali, sia in lingua inglese che in lingua italiana. Per quanto riguarda nel dettaglio, parliamo del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Come potete vedere, la laurea triennale, nelle lauree triennali individuiamo igiene dentale, tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
Poi abbiamo anche tecniche di laboratorio biomedico e queste sono tutte lauree che afferiscono al dipartimento, corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Biotecnologie Mediche, ma che sono delle professioni sanitarie, quindi sono delle lauree che abilitano alla professione, quindi al poter appunto esercitare quella che è la professione una volta che è stato concluso il corso di laurea. A queste poi si aggiungono le lauree magistrali, che nello specifico sono Medical Biotechnologies e Genetic Counselor. Queste sono delle lauree magistrali che già dal nome potete comprendere bene, sono delle lauree che hanno un piede già nel futuro per quanto riguarda la stessa lingua. Quindi il fatto che siano in lingua inglese vanno ad ampliare ancora di più quello sguardo, quel passo in avanti, che permette di avere una visione collettiva che in ambito medico e in ambito sanitario è necessario avere. Infatti, diciamo, ormai è di dominio pubblico e ormai di cultura generale comprendere quanto una lingua comune da un punto di vista scientifico sia fondamentale per la comunicazione tra gli esperti e la comunicazione tra i popoli. Ovviamente questo viene fatto a livello scientifico attraverso la lingua inglese. Poi, nel Dipartimento di Biotecnologie Mediche, individuiamo anche il corso di Dentistry, che è appunto l'equivalente di odontoiatria in lingua inglese, e poi abbiamo in esaurimento quello che è l'ex corso di odontoiatria e protesi dentaria. Quindi a Siena, ora, quindi per specificare, e sono presenti entrambi i corsi. Tuttavia, il corso di Dentistry è attivo, quello di odontoiatria no. Poi individuiamo il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, un po' come già si può comprendere dal titolo del Dipartimento, va a racchiudere quelle che sono delle aree, quindi dei corsi di laurea più strettamente medici, volti alla cura e riabilitazione dei pazienti, dell'individuo. Quindi, tra le lauree triennali individuiamo le professioni sanitarie, quali dietistica, logopedia, infermieristica, fisioterapia, ortottica e assistenza oftalmologica, e poi tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Anche queste, essendo delle professioni sanitarie, sono delle lauree il cui corso di studi praticamente permette è già abilitante, quindi una volta che ci si laurea in pratica si può esercitare la professione. Poi in questo dipartimento individuiamo la laurea magistrale di scienze della riabilitazione delle professioni sanitarie e poi medicina e chirurgia, che è appunto una laurea magistrale a ciclo unico. Ora passiamo all'ultimo, ma ovviamente non certamente per importanza, che è il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, le cui lauree triennali, sempre delle professioni sanitarie, sono ostetricia e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, mentre poi individuiamo anche biotecnologie, che non è una professione sanitaria, o meglio, e non è una professione, come poi vi spiegheranno in modo più approfondito durante la presentazione più tardi, non è una laurea, non è un corso di laurea il cui titolo permette l'abilitazione, cioè non è automaticamente abilitante, ma è necessario svolgere successivamente una magistrale o comunque un'abilitazione o un corso di abilitazione, un esame di abilitazione. Per quanto riguarda poi le lauree magistrali, individuiamo Biologia Sanitaria, Biotechnologies of Human Reproduction e Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Quindi, come potete ben vedere da un rapido sguardo, in entrambi i dipartimenti si ha quello che ho precedentemente detto, cioè alla base di tutti i corsi di laurea individuiamo lo studio dell'individuo, come nelle sue caratteristiche di, ovviamente, percorsi di patologici e pseudopatologici, dovuti ovviamente alla prevenzione di questi e
Ovviamente in questi giorni, in questi ultimi periodi, quanto è importante la prevenzione, quanto è importante la promozione della stessa salute. Ovviamente poi ci sono corsi di laurea che più nel dettaglio vanno ad approfondire le scelte terapeutiche e poi ovviamente ci sono corsi di laurea che devono andare ad affrontare in modo collaterale quelle che sono le scelte diagnostiche e le scelte di sviluppo. Ma ora vi parlo nel generale appunto dell'area medica. L'area medica, ovviamente, quindi i nostri tre dipartimenti dove si trovano? Si trovano nello specifico, ovviamente, a Siena, per quanto riguarda le sedi principali, quindi le sedi d'ufficio dove si tengono le lezioni, e nello specifico si hanno tre strutture prettamente dedicate, che sono ovviamente il Policlinico delle Scoppe, dove individuiamo il centro didattico presso il quale si tengono le lezioni di molti corsi, sia delle professioni sanitarie che di medicina e chirurgia, che dei corsi di laurea magistrali. Poi individuiamo il polo didattico di San Miniato, allo stesso modo qui in convivenza con gli altri dipartimenti più specificatamente tecnico-scientifici, quindi come possono essere CTF, chimica e farmacia, si tengono appunto le lezioni e, nota importante, questa è la parte, quindi è il luogo che poi risulta essere importante per la parte dei laboratori e dei tirocini prettamente scientifici. Poi individuiamo anche sempre assieme il centro didattico del Laterino, che interessa, diciamo, principalmente gli studenti di medicina, soprattutto dei primi 2 anni, perché è la sede presso il quale si tengono le prime lezioni. Ma ovviamente non dobbiamo dimenticare quelle che sono le nostre sedi distaccate, in quanto, come avrete modo appunto di approfondire successivamente nelle altre presentazioni, ci sono alcuni corsi di laurea, come il corso di infermieristica e di fisioterapia, che presentano delle sedi distaccate, quindi ad Arezzo e a Grosseto. In particolar modo in queste due sedi, quindi nella sede di Arezzo e nella sede di Grosseto, si tengono praticamente dei corsi di infermieristica in entrambe le sedi e di fisioterapia presso Arezzo, dove praticamente ci sono delle lezioni di tipo frontale, quindi si svolgono sia le lezioni frontali che ovviamente le ore di tirocinio per i ragazzi che decidono di frequentare diciamo, i corsi di laurea presso le sedi di Arezzo e di Grosseto. Quindi ad Arezzo la vita in un certo qual modo universitaria delle nostre sedi distaccate si svolge presso l'ospedale San Donato, che diciamo, chi è della zona ben conosce per essere un polo d'eccellenza, oltre che anche a Grosseto, l'ospedale della Misericordia, che è anch'esso rinomato per essere sede formativa, oltre che sede d'eccellenza medica. Per quanto riguarda ovviamente poi sia ad Arezzo che a Grosseto, individuiamo quelli che sono i cosiddetti poli universitari presso i quali si tengono le lezioni frontali. Ci sono alcune lezioni che vengono tenute in teleconferenza, che vuol dire che praticamente il professore è presente a Siena, quindi sono delle lezioni comunitarie che vengono tenute in contemporanea tra le sedi di Arezzo, di Siena, Arezzo e Grosseto. Bene, ora vi parlo più nello specifico di quelli che sono le nostre i servizi, cioè di quelli che sono le strutture. Nello specifico dei nostri dipartimenti, quindi quello che effettivamente da un punto di vista strutturale, oltre che il personale docente, quindi oltre il servizio umano, abbiamo anche il servizio appunto delle strutture, perché è importante anche quello. Innanzitutto bisogna tener conto che abbiamo 3 biblioteche. Quindi presso la sede delle Scoppe, presso la sede di San Miniato, che viene normalmente definita come biblioteca di medicina,
presso San Miniato, e poi abbiamo la biblioteca di farmacia, che viene normalmente definita di farmacia, ma ovviamente questa distinzione è una distinzione che viene fatta più che altro in itinere, cioè volgarmente tra noi studenti e diciamo nell'eloquio comune, ma ovviamente su in tutte e tre le strutture c'è libero accesso, come in tutte le biblioteche dell'Università di Siena, quindi di tutte le strutture, e sia presso la sede delle Scotte che le sedi di San Miniato di Medicina e Farmacia si ritrovano praticamente i volumi di interesse sì, di tutto l'ambito scientifico, quindi sia dell'ambito strettamente medico che di altro ambito più strettamente chimico o biologico. Quanto è importante avere una biblioteca? Allora, la biblioteca risulterà per chi, diciamo, è profano dello studio universitario, la biblioteca risulta essere quasi un luogo ameno, cioè un luogo un po' dove si va, si prende il libro, si torna a casa. Vi posso garantire che non è così. È uno dei luoghi che forse frequenterete più in assoluto in tutta la vostra carriera universitaria, perché tra un corso ed un altro avrete la necessità di dover ripassare, avrete la necessità di rivedere appunti, di correggere, e ovviamente questi risulteranno i vostri luoghi rifugio dove appunto regna sovrano il silenzio che sarà il vostro miglior compagno, il vostro miglior amico. E ovviamente presso le biblioteche di tutta l'area sanitaria, ma soprattutto ma anche di tutta l'Università di Siena, dovete tenere presente che c'è un personale addetto, che potremmo definire bibliotecario, ma vanno ben oltre perché è un personale altamente qualificato, molto molto disponibile. Che soprattutto quando arriverete sotto la preparazione delle tesi di laurea e comunque per qualsiasi problema sono molto disponibili, che il loro compito va ben oltre quello di ritrovare il libro nello scaffale, ma è appunto un servizio, in questo caso umano, che l'università offre molto importante. Ma ora, ritornando a quelli che sono i nostri servizi, tra virgolette, strutturali, individuiamo anche presso il polo di San Miniato, il polo delle Scotte e il Laterino numerose aule studio perché appunto nella vita universitaria e nello studio universitario non sempre si affiancano ore di studio individuale diciamo, a metodologie di studio di gruppo. Ovviamente non sempre è disponibile, soprattutto per chi è fuori sede, soprattutto per chi sarà nel tempo, cioè per chi avrà problemi di concubinaggio o comunque ci possono essere problemi vari, non sempre è facile ritrovarsi. Ecco, di solito quando uno vive nella vita liceale ci si ritrova a casa, sì, ma si gioca, si scherza, si studia un po'. E quindi molto spesso è difficile ritrovare dei luoghi veri e propri. L'università offre appunto queste che sono le aule studio, che sono prenotabili, e anche le sale lettura, che sono prenotabili, dove voi con i vostri amici, i vostri colleghi, potrete tranquillamente, dietro prenotazione, riunirvi per approfondire lo studio. O comunque per lo studio individuale delle materie che più vi aggradano. Poi, nota importante, aula self-access di inglese. Come avete ben capito, ci sono dei corsi in lingua inglese, ma l'inglese, quindi la lingua inglese, sempre per un discorso di necessità di una lingua comune da un punto di vista del piano scientifico, quindi del panorama scientifico, è richiesta in tutte le nostre, in tutti i corsi di laurea, sia triennali che magistrali a ciclo unico, sia in lingua italiana, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Quindi individueremo, soprattutto nelle lauree triennali, verrà richiesto un percorso di B1, quindi una certificazione B1, nella magistrale un B2, quindi una certificazione di inglese B2, e così anche come nelle lauree diciamo in lingua inglese. Che cos'è l'aula self-access? L'aula self-access è un luogo rifugio,
che presenta praticamente numerosissimi libri d'inglese con personale addetto del CLA e tutor e studenti tutor del CLA, che è il nostro centro linguistico d'Ateneo, che si occupa e organizza quelli che sono gli esami e percorsi di studio per la certificazione richiesta nel corso di laurea. E appunto quest'aula, che è presente presso San Miniato, sarà in un certo qual modo il luogo in cui ritrovare tutti quegli materiali utili per lo studio e l'approfondimento della lingua inglese. Ma andando avanti, quindi, oltre alla parte strettamente di studio, i nostri corsi ovviamente vedono quella che è una parte pratica, perché accanto alla teoria è sempre più necessaria. E ormai è all'ordine del giorno, ormai tutti sanno, capiscono o cercano di comprendere quello che cos'è, quello che può essere un tampone, una PCR. Ormai sono diventate parole del linguaggio comune. Anche al mercato ormai si parla di tamponi e PCR. Ma che cos'è un tampone? Che cos'è una PCR? Sono delle tecniche diagnostiche, delle tecniche di ricerca che vengono svolte in laboratorio e che devono essere appunto approfondite, vengono nei nostri corsi di laurea più specifici, vengono approfonditi, quindi vengono insegnati in quelli che sono i laboratori scientifici didattici, dove i corsi di laurea, dove praticamente la classe si ritrova con l'insegnante per apprendere la manualità. E ovviamente poi al laboratorio scientifico didattico si individua poi la parte strettamente tecnico-scientifica dei laboratori di ricerca, che ovviamente sono una parte a esclusivo appannaggio dei cosiddetti, diciamo, delle persone che ne fanno, dei professori, dei ricercatori, degli specializzandi, dei dottorandi, a seconda ovviamente della situazione della situazione in cui ci troviamo. E gli studenti ovviamente non è che non sono, diciamo, sono esclusi da quest'area, ma vi rientrano ovviamente sotto, diciamo, autorizzazione del docente quando si, diciamo, richiedono al docente titolare del laboratorio di poter partecipare al progetto di tesi. Nello stesso modo, quindi, come per alcuni corsi di laurea di area medica risulta essere importante la parte del laboratorio, non dobbiamo dimenticare che per tanti altri corsi di laurea risulta essere importante l'esercitazione, come per esempio infermieristica, fisioterapia e altri corsi. E quindi presso l'ospedale, presso il centro didattico, individuiamo quella che è l'aula didattica per le esercitazioni, che è un'aula in cui si individuano una serie, troviamo dove sono una serie di manichini, e sotto la guida o di noi studenti tutor o dei docenti, i ragazzi, quindi dei vari corsi di laurea, possono esercitarsi su quelle che sono le principali manovre infermieristiche, fisioterapiche o di tecniche di base tecniche di base chirurgiche o mediche. Ovviamente non si limita qui quella che è l'esercitazione, perché ovviamente poi ad un'esercitazione sul manichino ci vuole l'esercitazione pratica, che viene fatta ovviamente in reparto e che è una parte importante dei nostri corsi di laurea, che poi approfondiremo per quanto riguarda la parte di medicina nella successiva presentazione. Poi, sempre per quanto riguarda il servizio strutturale, vi devo segnalare quelle che sono altre due chicche dei nostri dipartimenti, che sono l'aula di anatomia e il museo anatomico, fondamentali per lo studio dell'anatomia e anche dello studio dell'anatomia per i corsi di laurea, dove la materia viene ovviamente insegnata, primi tra tutti sicuramente medicina, ma anche infermieristica, fisioterapia, dietistica, quindi tutte le professioni sanitarie vedono questa materia come centrale. E presso l'aula di anatomia e il museo anatomico è possibile andare a ritrovare quelli che sono dei preparati anatomici originali del 700 e dell'800.
Poi ovviamente in loco troviamo anche il servizio mensa e il servizio bar e tavola calda, oltre che la palestra dei bus, che sono dei servizi che possono sembrare marginali per quella che è l'offerta, diciamo, dell'università, ma che in realtà risultano essere essenziali, in quanto la vita dello studente universitario cambia totalmente da quella che è la vita dello studente liceale, in quanto lo studente universitario giunge a lezione alle 9 di mattina, 8:30, 9:10 a seconda dei corsi, e molto spesso i corsi terminano alle 18:19. Ovviamente in quel caso non è che la vita dello studente si limita solamente alle lezioni o al tirocinio, ovviamente abbiamo dei bisogni fisiologici come mangiare e dei bisogni per molti anche di svago rappresentati dalla palestra. Ma ora facciamo un rapido focus on su quello che è il museo anatomico, che è appunto la nostra chicca. È un museo che appunto raccoglie antichi preparati e modelli in cera e strumenti utilizzati, che venivano utilizzati per lo studio dell'anatomia macroscopica nel 700 fino dal 700 fino al 1950, quando c'era la scuola di anatomia e di settoria qui a Siena. E si ritrova, è un museo a tutti gli effetti, che si ritrova nel polo scientifico di San Miniato e che fa parte del sistema museale universitario senese. Il museo consta di tre stanze, quindi di tre sale, che è la sala delle ossa, una di queste è la sala delle ossa, che viene principalmente fruita dagli studenti di medicina per lo studio dell'anatomia del sistema locomotore, proprio perché è brutto da dire, però ci sono c'è una collezione vastissima, molto vasta, di crani e di ossa umane che perfettamente conservate, in cui lo studente può prendere proprio consapevolezza e toccare con mano quelli che sono i propri oggetti di studio. Poi abbiamo anche ovviamente collezioni osteologiche, appunto di più di 300 crani di feti e neonati. Questi però non possono essere, ovviamente, possono essere solamente visionati, ma non è possibile lo studio manuale. Sala dei microscopi, dove appunto si individuano dei microscopi di ultima generazione per lo studio dell'istologia e dell'anatomia microscopica. E appunto vi parlavo di quest'altra sala, che è la sala dei preparati anche di informalina, dove si individua appunto questi scheletri, oltre ai crani precedentemente detti, anche questi scheletri che rappresentano, sono scheletri veri di individui, persone della fine dell'Ottocento, i cui scheletri sono stati appunto donati alla scienza, e rappresentano le tappe evolutive, quindi individuiamo un bambino di un anno, un bambino di 3 anni, 4-5 anni, fino all'età adulta. Vi posso garantire che se da un lato può essere, tra virgolette, terrificante, o comunque può essere strano la presenza di un museo del genere, o comunque inorridire l'idea che ci possa essere un'opportunità del genere, appunto, da studente vi posso garantire che è molto importante, perché successivamente con lo studio di determinate materie risulta essere importante e fondamentale la visione dal vivo di determinate situazioni, che ovviamente oggi non sono più possibili, mentre nel passato, purtroppo per fortuna, ovviamente erano consentite e ci sono rimaste tramandate sino a noi. Ora, in conclusione di quello che è la nostra offerta, l'offerta dell'area medica, dell'area appunto sanitaria, vi devo appunto, come abbiamo visto, uno sguardo al passato, vi do quello che è il nostro sguardo al futuro attraverso il programma Erasmus. Ormai il programma Erasmus ovviamente è famoso perché sono più di 25 anni che è attivo, e il programma Erasmus Plus permettono di effettuare a questo un periodo di studi che può andare dai 3 mesi ai 6 mesi all'anno all'estero. E ovviamente per poter effettuare quello che è un programma Erasmus è necessario che l'università, e nella fattispecie l'Università di Siena, sia in comunicazione con numerose, sia in comunicazione con delle università. Vi posso garantire che l'Università di Siena presenta delle comunicazioni, appunto, cioè intrattiene rapporti di scambio
culturale con numerosi paesi che diciamo in particolar modo vi ho elencato sotto, quindi come paesi come l'Austria, la Finlandia, la Polonia, la Spagna, la Grecia, l'Ungheria, Francia, Romania, la Germania e personalmente non sono mai andato in Erasmus per problemi personali, ma numerosi miei colleghi e altri ragazzi che conosco, sempre afferenti ai nostri dipartimenti, ne hanno approfittato e sono esperienze che se uno può, io vi consiglio di fare, proprio perché attraverso i progetti Erasmus si può fare un periodo di solo studio, quindi nel caso dell'Erasmus for Studies nello specifico, oppure anche un periodo semplicemente di tirocinio, di stage, rappresentato all'estero, come nel caso dell'Erasmus for Traineeship. Inoltre, oltre ai progetti Erasmus, i nostri dipartimenti sono anche attivi con il bando di mobilità internazionale Overseas e in comunicazione con la King's College di Cambridge per le borse estive. Un altro servizio, in ultimo, di cui vi faccio presente e che è attivo e di cui io sono appunto testimone, io così come anche la professoressa Olivelli, la professoressa Pessina e il professor Cevenini, è appunto il servizio tutorato e orientamento, che diciamo, può sembrare autocelebrativo, ma non lo è, perché col tempo e con l'esperienza ho compreso che effettivamente gli studenti tutor sono una risorsa. Perché noi cerchiamo di aiutarvi in tutti i modi, soprattutto quando nell'orientamento prima, quindi ora, mentre siete ancora liceali, quando dovete cercare di comprendere qual è la vostra strada, e comprendere quale può essere la professione sanitaria più idonea per se stessi, oppure qual è il corso di laurea più idoneo, quali sono gli sbocchi lavorativi, perché molto spesso gli sbocchi lavorativi non sono neanche conosciuti, quindi trovare delle risposte ai propri dubbi, noi effettivamente ci siamo. Ma una volta che ovviamente avete superato, spero e mi auguro tutti voi che siete in ascolto, il test d'ingresso, il test di ammissione, le difficoltà non sono terminate, anzi è proprio allora che comincia la salita. E ovviamente ci sono molte difficoltà, ma che si possono, non devono scoraggiare. Le difficoltà sono presenti all'ordine del giorno nella vita quotidiana e quelle dello studio ovviamente ci sono presenti, soprattutto per chi ha le prime armi, ma non vi dovete scoraggiare perché noi appunto siamo qui in qualsiasi momento, per superare difficoltà di tipo pratico, ma anche di tipo emotivo e ascolto, perché noi ci siamo anche per quello. Bene, la presentazione per quanto riguarda le strutture di area medica sono terminate, quindi ora darei la parola. No, professoressa? Non sento niente. Ah. Intanto se posso intervenire Certo, io, professoressa. delegato sempre dell'area medica, però del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, appunto chiederei agli studenti interessati ai corsi del nostro Dipartimento che sono biotecnologie, la laurea triennale, poi come laurea sanitaria, ostetricia e tecniche della prevenzione e come laurea magistrale biologia sanitaria, biotechnology of human reproduction e scienze infermieristiche di collegarsi nell'altra stanza di cui spero abbiate l'indirizzo, se no ve lo ridò, che è MIT, Vignetta, TPC vignetta JNVD vignetta RBR. E chi poi proseguirà invece con medicina rimane in questa stanza, giusto Monica? Sì, chi prosegue con medicina rimane in questa stanza. Vi sentite? Perché ho avuto un piccolo. Sì.
E invece chi segue gli altri corsi di laurea sanitarie ci segue in un'altra stanza. Ovviamente questa era una presentazione generale, nelle prossime stanze ci sarà tutto lo spazio per gli studenti interessati di fare domande e ci saranno i rappresentanti dei vari corsi di laurea a rispondere. Quindi sarà fatta una brevissima presentazione e poi viene aperto il dibattito. Quindi noi ci salutiamo a questo punto. C'è Gabriele Cevenini che vuol dire qualcosa per il CLUDIP. Sì, io mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, allora io metterò adesso nella chat il link per il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e mi allineo a quello che ha detto Federica, cioè in pratica metterò il link per il DBM e chi è interessato si reca in questa stanza virtuale. Io vi saluto e cambio stanza. Arrivederci a tutti e buon proseguimento. Ciao. Arrivederci. Ho messo il link nella chat anch'io. Sì, si è visto. Bene, è comparso il professor Sestini. Sì, 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 sono già in un po' di tempo qua. Vedo che sì, preoccupato, scende il contatore, ma... perché si stanno trasferendo nelle stanze, il contatore diminuisce, medicina interessa di meno. Monica cosa faceva? Lasciava la stanza? Sì, professoressa. Sì, e quindi sì, mi era stato offerto un paio di minuti di spazio per salutare, in quanto non lo so, quindi li prendo adesso. Certo. Nel senso che semplicemente appunto, e mi presento a chi è rimasto collegato, appunto io sono Graziella De Montis, sono un farmacologo, sono attualmente il presidente del corso di laurea di medicina. In realtà poi tutti i dettagli li darà per esempio il professor Sestini, il tutor, altri dettagli. Volevo rimarcare sulla presentazione dello studente Sgaramella, molto esaustiva, quindi molto entusiasmante per i nuovi studenti su quello che noi possiamo offrire. Una precisazione, non lo so se sia necessaria, naturalmente i corsi che ha illustrato riguardano appunto quelli per cui il dipartimento referente è ciascuno dei dipartimenti e dei tre dipartimenti elencati, e per questo appunto quelli che si sono, gli studenti che si sono spostati perché sono più interessati a certi corsi per cui magari è referente il Dipartimento di Biotecnologie Mediche o il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, a cui peraltro, di cui peraltro io faccio parte, e mentre invece medicina, di cui si parla in questa stanza, di cui parlerete, appunto il Dipartimento referente e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Volevo naturalmente ricordare che tutti e tre i dipartimenti poi partecipano con i loro docenti al corso di medicina e chirurgia, ovviamente. Immagino la presentazione semplicemente sottolineava chi sono i dipartimenti referenti per ciascun corso, giusto? Sì, professoressa. Esatto. Io che dire, niente, io direte tutto voi, il mio era semplicemente un saluto. Spero che siate entusiasmanti, quelli che parleranno, Pier Sante, professor Sestini. Assolutamente. Sarà entusiasmante. Oh, molto meno di Giuseppe. Sì, lui è stato veramente entusiasmante. Anche il professor Sestini fa parte appunto del comitato, è il mio validissima quindi rappresentante del comitato della didattica ed è un super esperto appunto per quanto riguarda le attività di tutoraggio e di
diciamo, spinta all'entusiasmo per i nuovi, potenziali iscritti. Quindi io vi saluto, spero che continueranno a entusiasmarvi sul nostro corso i tutor che rimangono, e anche io, per quelli che entreranno a far parte, per esempio, del nostro corso, in questa mia attività, diciamo, faccio del mio meglio per fare, non partecipo, diciamo, al tutoraggio ufficialmente, infatti non faccio parte dei tutor che lei ha mostrato di quella attività, però rispondo a molti studenti quando hanno delle difficoltà e quindi ci sono anche io. Buon proseguimento. Buona serata, prof. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Buonasera, quindi. Buonasera, scusate, prof. Ciao, se sono arrivato in ritardo. Questo sistema di comunicazione, c'ho un po' di problemi per sapere chi siamo. La prima cosa, appunto, diceva che doveva essere entusiasmante, invece no. La prima cosa che io vorrei fare è mettere un po' di pressione, un po' di paura. Cioè, la prima cosa da sapere pensando di iscriversi a medicina è che una volta che uno fa medicina finirà per studiare più di quanto pensa che un umano possa umanamente fare sui libri. Questa è la prima cosa, da sapere. È un impegno lungo, perché è un impegno che probabilmente si andrà a accorciare, ma attualmente 6 anni più la specializzazione. La specializzazione poi è pagata, però comunque uno si deve mettere nell'idea di un percorso abbastanza difficile e abbastanza lungo. La prima cosa da fare, ecco, la cosa che io vorrei sapere, è facile da sapere con questo sistema perché non riesco a farvi parlare, è per esempio chi siete voi lì che mi state ascoltando, perché questo mi aiuta a decidere cosa dire, cosa no. Professore, sì? Volevo solamente dire che se i ragazzi vogliono possono interagire con noi tramite chat, quindi tutte sì, le domande. Poi io ho trovato un altro modo interattivo. Proporrei per esempio sapere da dove vi state collegando. Allora proviamo a fare che tutti quelli che si stanno collegando da Siena, Grosseto, Arezzo, zone vicino, diciamo dalla Toscana, accendono un momento il loro microfono. Vediamo quanti microfoni si accendono. Allora, ne abbiamo buona metà. Grazie, rispingete i vostri microfoni perché mi serve la votazione ancora. Grazie mille. Quanti sono invece delle regioni del nord? Contiamoci anche l'Emilia Romagna, Lombardia, diciamo la zona Covid, dove quanti siamo? Uno, due, no, Giuseppe no, sono io, prof. Non ci inganni, uno solo. E quanti sono invece dal Lazio, Umbria in giù? Vabbè, un po' di più. Perfetto, grazie, scusate. Un altro brevissimo sondaggio. Quanti di voi arrivano dal liceo classico? Aiuto, non riesco più a trovare il mouse. Nessuno. Due, tre, quattro, cinque, perfetto. Quanti di voi arrivano dal liceo scientifico? Mi aspetto una pioggia. E quindi siete. Quanti? Ok, rispingete, grazie. Mariano.
Quanti che altre scuole ci sono? Quanti vengono dagli istituti tecnici? Perfetto, però bravissimo. Quanti dall'istituto d'arte? Mi sa nessuno. Nessuno. Io ho avuto uno studente, un mio laureando che aveva fatto la scuola alberghiera. Qualcuno ha fatto la scuola alberghiera? C'è qualche scuola che ho dimenticato, ma non si chiama il liceo della formazione, temo si chiami adesso. Bruno, ecco, perfetto. Quindi siamo molto variegati e questo è molto bene. Mi chiedo scusa a quelli che mi sono dimenticato di menzionare, ma presumo che quegli altri sono questa cosa. Allora, la prima cosa che va detta pensando di iscriversi a medicina è quella che vi ho detto, che poi si finisce per studiare più di quanto uno pensa che l'umano possa umanamente stare sui libri. La seconda cosa è comunque pensare se davvero volete fare l'università o no. Voi dite quasi tutti, la maggior parte viene dal liceo, da un liceo, ma anche gli altri. Io lo sapevo che dovevo fare l'università da quando a 12 anni, quando mi sono iscritto al liceo, ma ora sono passati altri 5-6 anni ed è il momento di ripensarci. È il momento di ripensarci perché come vi dicevo, particolarmente medicina, ma in generale l'università è impegnativa sia dal punto di vista economico, appunto 6 anni di studio, sia le tasse, ora poi c'è chi... ci sono sconti, ci sono cose, però sono più di 2.000 euro l'anno, insomma vanno considerati, sia da un punto di vista di impegno di studio e di impegno anche per la società, perché sopra i 2.000 euro di tasse che uno paga ce ne sono molti di più che paga lo Stato per i vostri studi, per cui ci vuole senso di responsabilità. L'altra cosa è che se qualcuno avesse... ha le idee chiare, se uno di voi ha intenzione di cambiare il mondo e ha le idee chiare su come cambiarlo, probabilmente l'università non gli serve. Cioè, Steve Jobs non si era laureato, John Lennon non era laureato, ci siamo intesi? Quindi capito, se uno ha un messaggio forte e vuole portare, probabilmente la laurea può non servire. Poi è chiaro che se Steve Jobs non era laureato, non aveva gli ingegneri laureati che gli costruivano tutti i giochini che lui si immaginava, non andava molto là. O John Lennon, se non aveva gli ingegneri di nuovo che gli registravano le canzoni, strimpellava la metropolitana e gli si dava il soldino, insomma, non faceva cose. L'altra cosa è se uno invece non ha grosse richieste dalla vita e non vuole grosse responsabilità, di nuovo la laurea probabilmente non gli serve. Se qualcuno di voi pensasse che nella vita, dopo tutto quello che gli basterebbe, sarebbe vendere cartoline in piazza nel suo paese, probabilmente con un diploma di liceo classico, scientifico, qualsiasi altro diploma, diventa facilmente il miglior venditore di cartoline della piazza, non avrebbe concorrenza. Per cui poi c'è una parte di mezzo e uno deve decidere dove stare, appunto, se uno vuole stare là o stare in giù, o stare nel mezzo. Quindi l'università è per quelli che vogliono stare in questa zona di mezzo. Una volta deciso che no, io voglio fare l'università, ho deciso che mi piace l'università, si tratta di decidere cosa, quale facoltà fare. E qui conviene scegliere la facoltà in base a quello che uno sente meglio, dove uno pensa di stare meglio, di dare il meglio di sé. C'era la storia che mi raccontava un mio professore, di un suo compagno di scuola che a scuola andava malissimo,
prendeva sempre, la storia in particolare prendeva sempre 4. E diceva: io non ho memoria, io tutti questi posti, non so, voi sarete bravissimi a scuola, ma lui non era. Tutti questi posti che non so nemmeno dove sono, questi nomi, queste date, io non riesco a ricordarmelo. Questo stesso studente era un calciatore di una squadra di dilettanti e arrivava tutti i lunedì a scuola sapendo tutti i risultati del suo girone, tutti i risultati degli altri gironi, tutti i risultati, tutte le classifiche di serie A, B, C, D e giù scendendo di tutti gli anni, chi aveva fatto più gol, quali punti ci volevano per il retrocesso. Era praticamente, lui sapeva tutto. Il problema non era che lui non aveva memoria, il problema è che la storia non gli piaceva, lui memoria ce l'aveva fortissima. Il fatto è che se una cosa a uno gli interessa, la impara molto meglio e con molta meno fatica. Per cui cercare la cosa che interessa, non scegliere in base al fatto che il nonno vuole che io faccia il medico o che io poi con il medico in questo faccio, poi così prendo dei soldi e con i soldi ci vado in vacanza. Si passa molto più tempo al lavoro che non in vacanza e se si fa un lavoro che non ci piace ci si sciupa la vita sostanzialmente, si sciupa probabilmente anche quegli altri facendo il medico, se uno fa il medico e non gli piace fare il medico. Quindi vediamo come si fa a capire se ci piace la medicina. Per esempio, un po' ce l'ha detto Giuseppe, se voi pensate che i preparati anatomici siano una cosa disgustosa, probabilmente la medicina non fa per voi. Se a voi danno fastidio, se le persone che si lamentano o che stanno, cioè non potete vedere una persona che sta male, sta male, non posso vedere quella persona, probabilmente non siete praticamente adatti. Se non sopportate la gente che si lamenta, assolutamente, la gente in medicina si lamenta sia che stia male, sia spesso anche se non sta male. E quindi finite per stare male voi e anche per dare un cattivo servizio a quegli altri. Come si fa? Un modo per saperlo più di pratico, un modo piuttosto semplice è quello di fare un periodo, magari anche breve, di esperienza in qualche associazione di volontariato che si occupa dei malati. Cioè, qui c'è la pubblica assistenza, i misericordie, che nel nord ci avranno le croci rosse, verdi, viola, azzurre, rosa, di tutti i colori. Una di queste cose qua. Perché quello vi dà la possibilità di essere in prima linea, di vedere in prima persona cos'è, senza grosse responsabilità che non siano evitare di rovesciare il vecchietto dalla carrozzina, e però capire che cos'è un malato, cosa provo io quando sono vicino a un malato, cos'è un medico, cos'è un infermiere, cos'è l'autista, come è fatto l'ospedale, questo genere di cose. Non importa far passarci tanto tempo, un po' per rendersi conto. Un modo, se invece siete pigri e se c'è ancora qualcuno che guarda la televisione, ci sono tantissimi fiction che sono ambientate in ambito medico. Ora non so se ci sia più, ma quella più che dava più l'idea era una serie che si chiamava Scrubs. Se voi trovate gli Scrubs, soprattutto i primi 2 anni, e ve li vedete, quello è quello che vi dà più l'idea, non perché la medicina sia particolarmente divertente, ma perché è quello che meglio dà l'idea del mondo della medicina, appunto, delle interazioni, che c'è l'avvocato, che c'è l'uomo delle pulizie, c'è il medico, c'è il chirurgo, c'è il primario, che è a cui io cerco di ispirarmi, e ci sono tutte queste figure. Ok, se a questo punto avete resistito fino a qui, Giuseppe, fermami quando... Quando vuole, prof, io posso iniziare la cosa più standard. Se a questo punto avete resistito fin qui, avete capito quali sono le difficoltà, dice no, io voglio, allora per entrare a medicina, ora qui avrò bisogno di Giuseppe, a un certo punto, perché non sono più aggiornatissimo, per entrare a medicina bisogna per prima cosa diplomarsi, e questo sta a voi, toccate ferro, toccate quello che ci avete sotto. Per seconda cosa bisogna superare un test di accesso.
Per superare questo test d'accesso, intanto bisogna iscriversi al test d'accesso, sapere quando si fa l'iscrizione. Bisogna sapere che se vogliamo un alloggio o una borsa di studio dobbiamo fare allora a una cosa diversa, che è il diritto allo studio. E la dobbiamo fare in tutte le regioni in cui intendiamo partecipare. Perché il concorso è unico nazionale, questo penso che lo sapete, e praticamente scegliete tutte le università in cui voi siete disposti ad andare e in ordine di preferenza, a seconda dei punti che fate, alla fine potete scegliere. Il mio suggerimento è di metterle tutte, e questo qui rende più semplice la cosa, eccettuato se c'è una città dove proprio non volete andare. Ci avete lasciato una ragazza che ha due fratelli molto grossi e non ci potete scendere perché vi accostellano, lì meglio no, perché se poi vi tocca quella e rinunciate perdete tutto il diritto di scorrere anche in altri. Però in generale scendere. Dopodiché bisogna prepararsi. Il concorso è fatto di non so più quante domande, 60, un certo però. Numero di domande, Giuseppe? 60. Molte 60. Domande. 60. Sono 60 domande, di cui 60 domande e avete, credo, 90 minuti per rispondere, dico giusto? 100. 100 minuti, perfetto. 100 minuti. 100, sì. Ok, le domande sono divise in due grossi gruppi. Il primo gruppo è di logica e cultura generale. Le domande di logica sono domande pensate dagli psicopedagoghi per vedere la vostra capacità di ragionamento in astratto, che è la cosa più lontana dalla medicina che ci sia. Sono simili ai problemi, perché avete fatto qualche test per la patente, immagino, qualcuno per il motorino, per questo. Ecco, sono tipo quelli, con la differenza che lì c'è un contesto chiaro, una strada, una cosa. Invece qui no, deve essere tutto più astratto possibile. Quindi, da un punto di vista strettamente tecnico, la risposta alla maggior parte la risposta sarebbe: ma che ce ne importa? Però questa risposta non c'è, e quindi non va data quella risposta che non c'è, e uno deve dare la risposta che loro ritengono giuste. Ci sono, aiuto, 5 risposte? Sì, 5 risposte, di cui una esatta. Ci sono 5 risposte, Giuseppe? Sì. Mi sente? Giuseppe. Mi sente, prof? Però una sola è giusta. Sì, sono 5. Sento pochissimo. Una sola è giusta. Sì, poco. Una sola, benissimo, 5, una sola è giusta. Ogni domanda ogni domanda giusta da un punto e mezzo, ogni domanda sbagliata toglie 0 qualcosa, ogni domanda a cui non si risponde non toglie e non aggiunge nulla. La prima cosa da sapere è che è successo abbastanza spesso che ci fossero delle domande sbagliate, cioè domande di cui le risposte proposte erano sbagliate, avevano più di una risposta. Quando succede, una volta addirittura 2 domande, quando succede questo c'è una grande confusione, tutti protestano e se raramente succede il ministero accetta le proteste, quella domanda viene cancellata, però si annulla solo quella domanda, non tutto il test. Quindi se uno ha passato dei suoi 100 minuti, ne ha passati 60 a cercare quella risposta alla domanda sbagliata, e non ha fatto in tempo a finire quelle altre, fatti suoi. Quindi il primo consiglio è di passare rapidamente tutte le domande e segnare quelle facili e far rispondere subito,
segnare quelle che ci si vuole pensare dopo, segnare quelle dove non ci metto mano, perché quelle conviene non rispondere per niente, perché cercare di rispondere tirando a indovinare è poco conveniente, perché avete più probabilità di perdere che non di vincere. Secondo il mio amico Cevenini, che è andato nell'altra stanza, che è un ingegnere, lui sostiene che se sulle 5 domande risposte siete incerti soltanto su 2, cioè 3 le avete scartate, allora può convenire tirare la monetina e cercare di indovinare. Lui è un ingegnere, quindi sicuramente sa quello che dice. Il mio consiglio è che se siete incerti su 2 c'è sicuramente un trabocchetto. Se c'è un trabocchetto è probabile che voi ci caschiate, e che per la legge del panino imburrato, che casca sempre dalla parte del burro, io eviterei di rispondere anche a quelle. Risponderei soltanto se la risposta la sapete. Come ci si prepara alle domande di logica? Le domande di logica, come avete fatto per il test per la patente? La logica voi ce l'avete già dentro, incorporata, si tratta di capire come loro vogliono che voi la utilizziate, e l'unico modo ragionevole è quello di prendere le domande degli anni precedenti, non saranno le stesse come per la patente, sono diverse, però capire come funzionano queste domande, farne molte. Voi avrete presente che se avete fatto il test della patente, se anche voi aveste saputo il codice della strada a memoria, articolo per articolo, e fosse stato in grado di ripeterlo dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio, se non vi eravate esercitati sulle domande non lo sfangavate. Lo stesso vale per questo. Quindi esercitarsi molto sui test logica. Quelli di cultura generale non c'è modo di prepararsi praticamente, però per la maggior parte saranno domande volte a capire chi è che segue la cultura, legge i giornali, segue l'attualità. Quindi potrebbero essere chi ha vinto il premio Strega nel 1978. Quindi se il premio Strega nel 78 l'ha vinto vostro zio e voi lo sapete, e lo scrivete. Se svoltando la pagina del giornale, cercando la pagina sportiva o quella della moda, vi è capitato di vedere che per l'appunto quest'anno hanno dato il premio a quello che aveva vinto nel 79, lo rispondete. Se no, lasciate lì, saranno poche, non hanno importanza. Poi ci sono le domande di chimica, fisica, matematica e non mi ricordo, e biologia. Per queste vale la stessa cosa delle domande di logica, cioè conviene esercitarsi su quelle degli anni precedenti. Però, contrariamente a quelle altre, questa volta si chiede, la logica ce l'avete già incorporata, la biologia, la chimica, la fisica non necessariamente ce l'avrete dentro, quindi bisogna mettercela. La buona notizia è che probabilmente, specie per chi fa il liceo scientifico, ma anche per gli altri, può bastare il libro che voi di scienze che voi già avete. La cattiva notizia è che lo dovete rispondere in modo molto diverso, per due motivi. Il primo è che voi siete abituati, probabilmente avete qualche bravo professore, ce l'avrete avuto anche voi, un bravo professore cosa fa? Vi fa le domande e poi vedete, cercherà di capire quanto vicino voi arrivate alla risposta. Nel test a quiz no, non è così. Cioè se il professore vi chiede una cosa e la risposta giusta è rossa, voi rispondete viola, non vi darà il massimo, ma vi darà più di quello che ha detto verde. Invece nel test è uguale, verde o viola sono tutte e due ugualmente sbagliate. Quindi bisogna imparare le cose in modo da essere estremamente precisi. Che in medicina non è così sbagliato, perché se uno dice ho ingessato quel dito, ma si era rotto quell'altro, sì, ma tanto è vicino, non funziona. Bisogna imparare a essere precisi, e questo può aiutare. L'altro motivo è che
Ora mi dispiace di non poter interagire perché questo dovrei chiedere, però finora tutti quelli con cui ho parlato mi dicono che le interrogazioni funzionano ancora come erano ai tempi miei, e all'epoca, magari per voi è diverso, scusatemi se per voi è diverso, ma all'epoca noi avevamo due fondamentali strategie per fare le interrogazioni. La prima strategia, di quelli più bravi di me, era andare volontari presto del trimestre, in modo che interrogavano sulle prime 10 pagine e dopo per il resto del mese si saltava e non si faceva più niente. Io non facevo così, io usavo l'altra strategia, però molto più comune che io sappia, di procrastinare, cercare di nascondersi, non farsi vedere quando arrivava il professore, entrare un momento più tardi, chinarsi, allegarsi le scarpe, cercare di mimetizzarsi nel momento che lui cercava, decideva chi interrogare, e vivacchiando in fondo capire quali sono le domande che chiede più spesso, che cosa vuole sentirsi dire, e quindi poi alla fine uno la sfangava. Questi sistemi vanno benissimo, funzionano, che io sappia ancora. Il problema è che poi quando arrivate a fare il test, non è detto che tutti gli argomenti siano presi dalle prime pagine dei capitoli, e non è detto che quelli che fanno le domande al Ministero abbiano le stesse fissazioni del vostro professore. Per cui bisogna ristudiarlo tutto, comprese le figure, quando uno dice ci sono tante figure, che bello, bum, 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 si sa, lo scritto piccolo, magari la risposta è lì. Come si può fare? Un buon modo è quello di prendere un capitolo, studiarselo bene, e poi fare le domande degli anni precedenti che riguardano quell'argomento lì, in modo da capire se il metodo di studio che state utilizzando è quello giusto. Però il punto è che per passare il test non è necessario sapere tutto, le cose che si sanno bisogna saperle molto molto bene, questo è il punto. Per cui se c'erano alcuni di voi che hanno fatto il liceo, che stanno facendo il liceo classico, al liceo classico non ci sono gli integrali nel programma. Imparare ragionevolmente gli integrali ci vogliono almeno 15 giorni, vi diranno i vostri colleghi che invece del liceo scientifico, ci vogliono almeno 15 giorni di studio e di pratica. Le domande sugli integrali potranno essere una o due, al massimo una se è tanto. Non conviene passare 15 giorni per prepararsi a quelle domande. Studiate di più la chimica, che invece magari è meglio la chimica, o meglio gli altri argomenti, e se capita per caso la domanda sui integrali, la saltate. Questo qui è il consiglio. Dopodiché c'è da dire che andrà a finire che ci sarà una classifica, avrete fatto più punti o meno punti a seconda di quanto siete stati fortunati, perché le domande le sapevate, di quanto siete bravi e così. Non c'è un punteggio fisso dove per entrare, cambia a seconda di quanto anche gli altri hanno fatto. Quindi noi ci auguriamo, come diceva Giuseppe, che voi tutti arrivate a un livello che siete subito entrati. Una piccola annotazione. Vai. Allora, per poter entrare in graduatoria è necessario fare un punteggio superiore a 20. Invece per le professioni sanitarie il punteggio deve essere superiore a 0. Quindi comunque per poter entrare nella graduatoria bisogna fare un 20 positivo, un numero positivo. No, però in realtà il punteggio per entrare può cambiare da 36 a 50. Però se sapete di aver fatto un punteggio, che ne so, di 19, 15 o anche più basso, ovviamente in quel caso non entrate nemmeno nella graduatoria generale. Questo non andava nemmeno ricordato, questo non era. Lo so, però purtroppo sono le note dolenti. Ok, comunque sia. Comunque può succedere, di specie la prima volta, di non arrivare al livello che è necessario. Allora, la prima cosa di cui io veramente mi raccomando, se quando poi aprite il vostro computer e andate alla vostra pagina di
università lì, scoprite che siete sotto il livello per entrare, la prima la cosa assolutamente da non fare è suicidarsi, cioè non suicidatevi subito. Se uno si vuole suicidare, si suicida, ma non per quello, perché in realtà c'è sempre, specie all'inizio, un grosso scorrimento. C'è gente che è arrivata al primo posto e poi dice no, io voglio andare a fare il cuoco. Uno fa tanti punteggi e poi dice no, io vado a fare ingegneria. No, per cui poi c'è un notevole, e poi magari vi chiamano e dice no, guarda, adesso puoi venire, guarda, io non posso venire, mi sono suicidato, e ci passate male, vi passa avanti quello dietro che vi stava anche antipatico. Cioè, non è una cosa da fare, quindi non spararsi su. La seconda cosa può succedere, quindi c'è questa. La seconda cosa è che potrebbe capitare, tocchiamo ferro di no, però anche che uno, specialmente nel primo anno, può capitare che anche dopo tutti gli scorrimenti non è entrato. Che cosa fare in questo caso? Ci sono due strategie molto diverse fra loro, bisogna scegliere fra queste due. La prima è: non mi hanno voluto, non mi meritano. Io ho passato tutta l'estate a studiare i loro stupidi quiz, ero disposto a passare i migliori anni della mia vita a studiare quella cosa, volevo diventare un ottimo medico, non mi hanno voluto, non sanno cosa si perdono, io ero incerto fra fare medicina o fare architettura, andrò a fare architettura, disegnerò dei bellissimi ospedali e loro non ce li faccio neanche entrare. Ok? Quindi proprio un'altra cosa. La seconda strategia invece è: bene, non sono entrato perché per mezzo punto, perché alla domanda come si chiamava la zia di Napoleone ho tirato a indovinare e mi è andata male. Ma cosa c'entra saper fare, mettere le crocette e saper fare il medico? Niente, questo ve lo assicuro, non è che uno. Adesso io ho capito come funziona il loro stupido quiz, l'anno prossimo mi preparo meglio, ritorno, gli faccio vedere e diventerò un ottimo medico che sa anche fare i quiz. Che sono due cose nettamente separate. In entrambi i casi ci si può iscrivere a una facoltà diversa, però nel primo caso per fare quello, nel secondo caso scegliendo una facoltà in cui gli insegnamenti del primo anno sono insegnamenti utili a passare il test. Per cui qui uno si prepara a biologia, si prepara. In genere sono biologie, tecniche farmaceutiche, biotecnologie. Però ricordandosi che uno lo sta facendo per preparare il test, non per diventare biologo o farmacista. Perché se voi poi vi appassionate ai collemboli, alle farfalline dei biologi o a qualche altra diavoleria dei farmacisti e dopo l'anno dopo non rifate il test e non siete ancora preparati, magari bocciate anche la seconda volta e alla fine finite dopo 3 anni che vi laureate in una professione che non vi piace e si rientra in quello che si diceva all'inizio, che non conviene fare una professione che non ci piace. Finito con questo, vedo Giuseppe che si sta. Devo dire due cose su cosa succede dopo. Dopo, se volete, c'è la presentazione del corso di medicina, cioè a Siena, diciamo più nello specifico. Sì, io devo dire soltanto come funziona poi in generale l'università. Nei primi 2 anni almeno di medicina sarà molto simile a come siete abituati al liceo, cioè come diceva prima Giuseppe, arrivano gli autobus alle 8:30, alle 9, tutti scendono e vanno in aula, lezione, arriva a mezzogiorno e l'una, tutti mangiare, giratina, poi tutti di nuovo in aula fino alle 5 e poi boom, tutti sugli autobus e tutti via. Questa qui era più o meno la. Lui l'aveva messo più bella, ma insomma è grosso modo così. Le differenze, ne sapevo due, da un po' di tempo c'era una terza, la dico subito. Il primo punto è che i genitori sono un problema vostro. Non c'è ricevimento dei genitori,
il professore universitario non vuole parlare con i genitori dei vostri parenti. Se un genitore non si sente di telefono, gli dice sì, dica pure che venga a parlarmi, ma i rapporti all'università sono fra gli studenti e i professori, anche se i genitori pagano, per carità. La seconda cosa è che voi siete probabilmente abituati che i vostri professori vi conoscono per nome, cognome, soprannome, vi riconoscono di lontano. E io non ho potuto studiare, che avevo mal di pancia, ti ho visto in piazza ieri, in fondo con quello là, no? Queste cose qua. E invece in medicina specialmente, che siete tanti, è difficile che un professore sappia il vostro nome. Se un professore sa il vostro nome vuol dire che ne avete fatta un segnaccio, vuol dire che ne avete fatta una grossa. Ecco. La terza differenza è che il professore non vi invita alla lavagna e non vi interroga. E questo, immagino che ci saranno dei sorrisi, però questo vuole anche dire che se poi non vi presentate all'esame alla fine del semestre e non passate l'esame, rimanete indietro. Perché dovete sapere che i corsi sono organizzati in semestri. Voi sapete quanto dura un semestre? Voi dite 6 mesi, giusto? No. Un semestre dura 2 mesi e mezzo, grosso modo. Okay? C'è un semestre che va dal 1° di ottobre a Natale, quindi metà. Un altro semestre che va da marzo a metà giugno, con nel mezzo la Pasqua, quindi più o meno siamo lì. Questo è il periodo di lezioni. In questo periodo di lezioni non si possono fare esami, non ci sono interrogazioni. Nel periodo di intervallo bisogna fare gli esami di quel semestre, perché tutto è pensato in modo che uno rimanga in pari, in modo che se voi andate al semestre successivo senza aver superato tutti gli esami del precedente, vi trovate in difficoltà perché andate a delle lezioni mentre avete in testa un'altra cosa, studiate un'altra cosa per recuperare l'esame, e diventa difficile. Quindi è importante cominciare a studiare e prepararsi l'esame già durante il semestre, cioè alla fine della lezione. Mettersi lì e raccogliere le idee, raccogliere gli appunti. È importante frequentare, anche se siete come ero io, come probabilmente sono ancora io. Io all'università c'avevo un record, decisi un giorno, ma io che ci vado a fare se poi dopo un poco penso ai fatti miei? E feci dei calcoli, insomma, la mia capacità di attenzione di stare era circa un quarto d'ora. Non perché pensassi proprio ai calcoli miei, cioè dicevo le cose interessanti, io seguivo quell'idea lì, e quando ritornavo sulla terra quello stava parlando di altro e non ci capivo più. Beh, anche in questo caso siete praticamente sfruttati. Conviene andare per soprattutto tenere rapporti con qualcuno invece di quelli bravi, fortunati, che stanno attenti, che prendono appunti per poi farsi dare gli appunti e quindi portargli come stai bene oggi con i capelli così, portargli una mezza pastina, insomma una cosa così, in modo che poi alla fine ti diano gli appunti. E poi ti tocca ristudiare, loro fortunati sanno già le cose, te le devi ristudiare, però anche se poi io sono più favorevole ai libri che agli appunti, ma comunque questo è. Alla fine ci sono gli esami. A medicina ogni esame ha 2 numeretti associati. Un numeretto è il voto è in trentesimi invece che in decimi, cioè, però è facile la conversione. L'altro sono i crediti. Il voto appunto va da 18 a 30. Lode. A 30 lode. A medicina non è difficile avere, specialmente nella parte clinica, eccettuato caso, voti alti. Perché? Non lo so, io credo che voi sicuramente, io siete molto, io avevo una media che variava fra il 6 meno e il 5 e mezzo, per cui io credo che non ci sia nessuno di quelli che mi ascolta oggi che abbiano questa cosa qua. Ci saranno alcuni diversi bravi che hanno la media dell'8, 8-9. 8 vuol dire, tradotto in universitese, 24. 24 è considerato a un certo punto un voto relativamente basso. I voti buoni come dal 27 in su, grosso modo, no? 24, 18 è proprio basso. E questo perché? Perché a medicina non ci sono
molte cose difficili da capire, ci sono moltissime cose da sapere. Quindi se tu sai le cose, vai all'esame, puoi essere più pronto, più vispo, parlare meglio e prendi un voto migliore. Puoi essere più incerto, metterci più tempo, farti tirare fuori con le pinze e prenderai un voto più basso, ma le cose giuste le hai dette e prenderai un buon voto. Se qualcosa non lo sai, non è che prendi un voto basso, bocce e basta, perché non è che poi può venire... viene un malato, dice io ho quella malattia, quella lì non la sapevo neanche all'esame, mi hanno passato lo stesso. E, cioè, le cose vanno sapute. L'altro numeretto è il credito associato. Il credito indica quanto grosso è quell'esame. La vita di uno studente è stata divisa in 60 crediti all'anno. Ogni credito, questo vale per tutte le facoltà, non sono medicina. Ogni credito vale 25 ore di vita. Quindi si considera un corso da un credito, si considera che fra lezione, esercitazione, studio individuale, quanto è, ci vogliano 25 ore. Quindi sappiate che quando avete fatto le vostre ore di lezione, ci sono ancora tutte le ore di studio da fare. Ultimissimo, per quanto riguarda i crediti, ci sono i due corsi di inglese, i due test in inglese, B1 e B2 o First, ricordo più come si chiamano, che PET e FIRST, che valgono ognuno tre crediti. Questi, se voi arrivate avendoli già fatti nella vostra scuola o per conto vostro, vi vengono accreditati e non scadono, per cui è assolutamente conveniente averli già fatti, perché quelli lì invece sono tre crediti, quindi 75, 150 ore di vita che vi trovate invece per fare altre cose, e perché per problemi di organizzazione è abbastanza difficile a medicina seguirli, perché sono mutuati con altri corsi e non, gli orari non coincidono, diventa tutto complicato. Quindi caldamente io, per chi viene da noi, consiglio questo. Dopodiché non vi ho detto quanto è bello medicina a Siena, ma ve l'ha già detto Giuseppe. Aggiungo solo che in realtà il nostro punto di forza più importante, cioè quello che io considero, è soprattutto la tradizione. La tradizione di insegnamento è una facoltà in cui siamo abituati. Prima che ci fosse questo caotico sistema di reclutamento che poi randomizza in giro d'Italia, avevamo un gruppo piuttosto fedele di studenti che venivano dalla Toscana, dalle zone vicine e da alcune zone soprattutto del sud, perché i loro genitori avevano studiato a Siena si erano trovato bene e gli piaceva come si chiamava Siena, o perché il loro medico aveva studiato a Siena e gli piaceva come faceva il medico più di quell'altro che aveva studiato. Ecco, questo qui direi che è il punto di forza che io punterei di più. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso con Giuseppe per avergli portato via. No, non vi preoccupate. Salve prof. Allora ragazzi, ora vi faccio brevemente la presentazione di approfondimento di molti dei punti che il professore ha ora spiegato in pratica. Poi erano anche le domande, siamo sempre. Certo, se avete delle domande fatele. Ecco, semmai mentre lui parla, se le domande le mettete in chat, possono mettere in chat? Allora? Certo, mettetele in chat, io poi le leggo. Mettete in chat così si risponde più rapidamente. Certo, se avete già delle domande fatele, così magari prendendo spunto dalle domande possiamo approfondire dei punti in particolare. Per ora non abbiamo domande, quindi partire con la presentazione. Prima di fare... Allora,
Vado molto velocemente, come il professore vi aveva già accennato, ecco, la vita dello studente di medicina e del medico in generale non è come quella che si vede normalmente in televisione tramite il ormai famosissimo dottor Nosaradan e la vita di Grey's Anatomy, anche se tutti gli studenti specializzandi e medici vorrebbero essere come loro, ma purtroppo vi dico già da ora che non è così. Non è assolutamente la vita dei cari amici di Grey's Anatomy. Allora, partendo dal presupposto di comprendere bene in questo momento che cos'è il medico, qual è la figura del medico, bisogna partire dalla capacità dobbiamo comprendere innanzitutto qual è il ruolo del medico e di tutti quelli che occupano praticamente un ruolo all'interno della sanità. Infatti loro devono comprendere che la salute ormai, secondo l'OMS, che ormai è diventata famosa anche per i meno esperti, e il completo benessere fisico, psichico e sociale. Quindi ormai l'individuo non viene più visto come un semplice portatore o non portatore della malattia, quindi non solo in funzione del suo essere patologico, ma nella sua interezza. Quindi per questo motivo qualsiasi corso di laurea in ambito sanitario, ma soprattutto in ambito medico, quindi parliamo del corso di medicina e chirurgia, verte su materie di ambito strettamente anatomico, fisiologico, patologico, ma anche in ambito psichico, quindi parliamo di materie come psichiatria e psicologia medica, oltre che in ambito sociale, perché come possiamo vedere dalla moderna, ormai dalla contemporanea pandemia, proprio comprendere la socialità e il mondo in cui l'individuo va a districarsi e con cui si relaziona risulta essere importante anche per comprendere le dinamiche dello sviluppo delle patologie. Quindi, appunto, risultano essere importanti, ora ve la faccio molto in breve, però risulta essere molto importante per la figura del medico non solo comprendere quella che è la terapia e poi la riabilitazione, ma appunto, come potete vedere segnalato in verde, è necessario comprendere anche tutte quelle norme di prevenzione della malattia, prevenzione anche nella scelta degli stili di vita. E quindi in questo caso appunto il medico e ovviamente le materie che uno studente di medicina si trova ad affrontare sono tutte quelle materie che vanno ad implementare quella che è la capacità anche di relazione con il paziente, perché risulta essere proprio importante, secondo ormai la legislatura proprio italiana, che la comunicazione è alla base di quello che è il tempo di cura del rapporto medico-paziente. Quindi non abbiamo più solo malattia, ma abbiamo l'individuo a tutto tondo. Ma ora, diciamo, ci concentriamo più nello specifico in quello che è medicina, il corso di laurea e soprattutto il corso di medicina a Siena. Dal marzo 2020 la laurea magistrale in medicina e chirurgia a ciclo unico è ufficialmente, almeno per ora, abilitante. Quindi una volta che ci si è laureati in medicina e chirurgia, si è abilitati alla professione del medico chirurgo. Questo cosa vuol dire? Non è che un laureato in medicina e chirurgia è abilitato e può iniziare ad andare in reparto e giochicciare un po' con i pazienti. No. Essere abilitati vuol dire che si può innanzitutto fare, ovviamente si può lavorare come guardia medica e come sostituto dei medici di base, ma la laurea e l'abilitazione risulta essere alla base, come ha detto il professore precedentemente, di quello che è il futuro, cioè la specializzazione, quindi poter affrontare risulta essere un requisito fondamentale per l'accesso alle scuole di specializzazione. Quindi questo cosa vuol dire? Un laureato in medicina e chirurgia non è un ginecologo, non è un neurologo, non è un epidemiologo, virologo, pneumologo, è un medico chirurgo generale, quindi che sa un po' di tutto in un certo qual modo, perché nella sua carriera ha affrontato... Ma oggi tutti sono virologi però. Eh? Oggi tutti sono virologi. È vero prof, ha ragione, anche epidemiologi, eppure io ci ho fatto due esami.
E appunto, come diceva il professore, ormai è di ordine comune, è all'ordine del giorno parlare di medicina, parlare di virus, batteri e quant'altro, però alla base c'è, ora scherzi a parte, uno studio ben approfondito che appunto verte su quelle che sono le caratteristiche dei patogeni, le caratteristiche del corpo dell'individuo e della relazione che l'individuo ha all'interno. Poi stavamo parlando ora, dopo questa rapida digressione, di quelli che sono gli sbocchi lavorativi fondamentalmente di un laureato in medicina, e sono in scuole di specializzazione oppure partecipare a quelli che sono i corsi regionali di formazione specifica in medicina generale, che, diciamo, tirando le somme, sono quei corsi che formano i medici di base, i medici di medicina generale. Che appunto ora sempre più abbiamo compreso essere delle persone fondamentali e non come era fino a qualche tempo fa ritenuta una professione bisfrattata. Ora, tornando a noi, ovviamente siamo qui per presentare Medicina Siena e io ora vi presento il corso di laurea di Medicina Siena, dove ho appunto frequentato per 6 anni. Innanzitutto vi tengo a precisare che tutto quello che dirò da ora, diciamo, è un po' fonte di speculazione, perché, o meglio, per quanto riguarda i posti a medicina e per quanto riguarda le date, in quanto il bando di medicina 2020-2021 non è ancora uscito. Quindi tutto quello a cui io farò riferimento, per quanto riguarda i bandi del MIUR e quant'altro, era valido nel 2019, però, diciamo, di anno in anno non cambiano le situazioni, non cambiano le strategie più di tanto, però ovviamente voi state attenti e, come si suol dire, state sul pezzo a vedere aggiornamenti, e dopo vi do un po' di siti per rimanere appunto sempre in costante aggiornamento. A Siena medicina, quindi i posti innanzitutto, cosa importantissima, sono 246. A differenza delle altre professioni sanitarie e altri corsi di laurea, vi posso garantire che 246 posti sono tanti, veramente tanti, il professor Sestini lo sa. L'anno mio addirittura, a causa di ricorsi e situazioni varie, ha ospitato quasi 390 persone, e vi posso garantire che sulla mia pelle, sulla pelle dei miei colleghi, abbiamo provato quello che significa essere tanti. Perché è vero che tutti vogliamo coronare il nostro sogno, però poi alla fin fine il nostro sbocco lavorativo, per quanto possa essere nel pubblico e nel privato, rimane sempre quello di lavorare in un ospedale, o comunque è un ambito più o meno limitato. Non possiamo possiamo aprirci uno studio come liberi professionisti, però poi i pazienti sono quelli, non è che aumentano sempre di più, anzi di solito uno spera che le persone non siano malate, non dobbiamo augurarci il male delle altre persone, le patologie delle altre persone per poter lavorare. E comunque questo ne verte, cioè risulta essere importante per quella che è la formazione, perché come vi ha già spiegato il professor Sestini, i nostri esami sono individuati come peso formativo in CFU, e nello specifico per quanto riguarda gli esami a medicina, o meglio le materie a medicina, vertono di lezioni frontali, quindi che presentano delle ore in cui il professore, per esempio il professor Sestini, spiega quelli che sono gli argomenti, più o meno quasi tutti quelli che vengono portati all'esame, perché poi ovviamente ci sono sempre degli argomenti di approfondimento che risultano essere in più e che i professori gentilmente ci offrono tramite integrazione online sulla nostra piattaforma che abbiamo di e-learning. Ma tutto questo, sin dal primo semestre del primo anno, ci sono delle ore di tirocinio, quindi risulta essere importante non solo la lezione teorica, ma anche la lezione pratica, perché un indomani non saremo dei tuttologi, cioè non saremo delle persone che hanno letto il libro e poi avranno, si rapporteranno con le pagine del libro. Ma noi fondamentalmente ci rapportiamo con quelle che sono delle persone, degli esseri umani, quindi dei portatori di sentimenti, definiamoci così. Quindi siamo delle persone e dobbiamo comprendere quello che è il loro stato, e quindi dobbiamo anche saperci rapportare con loro e con la loro umanità. E per fare questo è necessario appunto quelle che sono le ore di pratica di tirocinio. Per quanto riguarda le sedi a Siena, le sedi delle lezioni, abbiamo detto, vi avevo già accennato prima, si tengono a Siena,
il primo anno presso il centro didattico del Laterino, che è praticamente alle spalle del Duomo, per chi conosce Siena, è praticamente in centro, diciamo comunque all'interno delle mura, vicino alle mura, ecco, non voglio dire scemente, mentre il polo didattico San Miniato e le scotte, per chi conosce Siena, si trova totalmente fuori, quindi siamo ben oltre le mura, siamo nella parte nuova. E invece per quanto riguarda le sedi del tirocinio, il tirocinio si tengono prevalentemente a San Miniato, oppure si possono tenere anche alle scotte, quindi a Siena, all'ospedale, oppure nell'area vasta, perché dobbiamo tener conto di quelle che sono delle specificità ovviamente delle materie. Nei primi due anni la maggior parte dei tirocini sono più che altro dei laboratori che servono per farvi prendere dimestichezza con quelle che sono le materie, gli argomenti delle materie. Per esempio, io personalmente il primo anno partecipo con il professor Cevenini, che è il professore che abbiamo visto prima nella presentazione generale, che tiene un corso di laurea una materia di insegnamento che è bioingegneria medica, insieme con i professori di epidemiologia e di statistica medica, che appunto hanno delle ore di tirocinio in cui, diciamo, vi spiegano ulteriormente in modo pratico quelle che sono effettivamente le indagini statistiche dal punto di vista medico, l'epidemiologia, che ormai è una materia che sembra diventata all'ordine del giorno, però quando io ho fatto il primo anno non sapevo nemmeno cosa fosse l'epidemiologia. L'epidemiologia è la materia che ci comprende di andare a vedere tramite degli studi quelli che è lo sviluppo delle malattie e comunque la prevalenza della malattia, l'incidenza della malattia, oppure ora tramite i tamponi o comunque i nuovi test diagnostici state vedendo, si sente sempre più parlare di falsi positivi, falsi negativi. Ecco, questo esame, appunto queste materie, epidemiologia, bioingegneria, e tramite questo tirocinio vi spieghiamo ulteriormente quelle che sono queste situazioni, che possono sembrare un po' arcane e lontane nel momento in cui si fa una spiegazione di tipo frontale. Nello stesso tempo, poi dal secondo anno inizia quello che è il tirocinio vero e proprio nei reparti, con affiancamento al personale ovviamente docente e personale specializzato come specializzandi e dottorandi, oppure affiancamento con noi studenti tutor, che siamo sempre a disposizione dei docenti per questi per qualsiasi situazione, oppure personale strettamente medico e infermieristico. Quindi in quel caso già iniziamo a comprendere quello che significa essere in un rapporto pseudo lavorativo, o comunque si inizia a comprendere il rapporto tra magister e discipulus, che era un rapporto antico, perché ovviamente l'infermiere in quel caso vi sta insegnando qualcosa e uno deve essere attento a quello che l'infermiere sta facendo. Perché il rilevamento della pressione, che può sembrare una banalità e che viene spiegato dagli infermieri, è normale che un medico lo sappia e non può prescindere. Cioè, se un indomani il medico non prende la pressione, questo non vuol dire che non lo debba fare, non lo debba saper fare. Stessa cosa per il cambio di un catetere vescicale. Il fatto che il medico normalmente non lo faccia non vuol dire che non debba saperlo fare. Per quanto riguarda le sedi dei tirocini, abbiamo detto che il primo anno si viene a San Miniato o alle scotte presso il polo didattico. Dal terzo anno invece, poiché appunto c'è una frequenza obbligatoria nel reparto, nei vari reparti che in un certo qual modo sono concomitanti con quella che è l'attività frontale di lezione, tipo per esempio lezione di malattie dell'apparato respiratorio, corrisponde a delle ore nel reparto di pneumologia e malattie respiratorie. Ovviamente in quel caso, poiché il reparto per esempio a Siena è limitato, il professore, cioè nel senso non abbiamo 500 malati, non abbiamo 246 malati, per fortuna, cioè si spera che siano sempre meno, ci si avvale di quelle che sono le altre strutture dell'ASL del Sud-Est della Toscana, rappresentate da Grosseto, rappresentate da Poggibonsi e da Arezzo, e su base volontaria, quindi uno esprime la propria volontà di fare tirocinio in quelle
in quelle realtà ospedaliere come sono Massa Marittima, Nottola, Abbadia San Salvatore, Bibbiena, Pitigliano e Castel del Piano. Ovviamente perché toscano chiede la provincia di Arezzo, Grosseto e Arezzo, Grosseto e Siena, queste ovviamente non sono delle parole nuove, non sono delle città sconosciute. Per chi come me non è toscano, vi dico semplicemente che sono delle città presenti, diciamo, nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e che sono più o meno facilmente raggiungibili e comunque su base volontaria che si esprime la volontà appunto di far, diciamo, tirocinio in queste realtà ospedaliere, che non di meno, cioè non hanno nessun minus rispetto a quella che è la realtà ospedaliera senese. Anzi, in un certo qual modo si tocca ancora più con mano quella che è la realtà ospedaliera, in quanto comunque, per esempio, ora faccio l'esempio del professor Sestini, il professor Sestini è un medico ma è un professore, quindi tra virgolette ha un modo di rapportarsi con noi studenti da professore che comunque comprende quali possono essere le nostre difficoltà, le nostre situazioni, c'è sempre un intermedio o comunque un comportamento che invece un medico normale che si trova con un ragazzo cerca di spiegargli il più che possibile, però ovviamente gli fa vedere sin dall'inizio quelle che sono le realtà della propria professione. Ora, tornando a quella che è la laurea abilitante, ora questa grande rivoluzione, dal quinto anno infatti, se sono stati conclusi tutti gli esami fino al quarto anno, può essere iniziato un periodo di tirocinio, che viene definito tirocini abilitanti, che si svolgono praticamente, che constano di una frequenza di 3 settimane nei reparti di area medica, 3 settimane nei reparti di area chirurgica, 3 settimane o 1 mese presso il medico di medicina generale, quindi il medico di base, proprio per approfondire ancora di più nel concreto quello che è l'esperienza pratica. Ora, tornando 5 minuti al test di ammissione, l'unica notizia certa fino ad ora, ma voi sicuramente lo saprete meglio di me, è la data, 1 settembre 2020. È un test scritto a risposta multipla, come vi ha già ricordato il professore, quindi non mi dilungo su questa questione, sono 60 domande in 100 minuti. Il punteggio che prima non è stato, diciamo, ben definito dal professore è un punto e mezzo per la risposta esatta, meno 0,4 per ogni risposta errata e 0 ovviamente per la risposta non data, la risposta omessa. Per quanto riguarda la ripartizione delle domande, fino all'anno scorso è stato 12 domande per la cultura generale, 10 domande per il ragionamento logico, 18 per biologia, 12 di chimica, 8 matematica e fisica. 8 matematica e fisica non vuol dire 4 e 4, cioè non 4 di matematica e 4 di fisica, ma 8 in modo random. Rapidamente, come ci si fa ad iscrivere al test? Innanzitutto, quindi, se io voglio fare, se qualcuno di voi vuole appunto frequentare o comunque fare l'iscrizione al test di ammissione, deve innanzitutto aspettare il bando di iscrizione nel momento in cui uscirà, spero, il prima possibile per voi. Innanzitutto poi per iscriversi deve iscriversi presso la pagina di Universitaly. Una volta che ha espresso attraverso la compilazione della graduatoria la preferenza in cui fare il test, quindi al primo posto mettiamo Siena, poi secondo posto odontoiatria Firenze, terzo posto medicina Firenze e così via per voi, cosa facciamo? Andiamo sulla pagina del bando, cioè sulla pagina dell'università, in questo caso mettiamo Siena come primo posto, in quel caso poi leggendo il bando vedremo che bisogna completare l'iscrizione sulla pagina di segreteria online dell'Università di Siena. In quel caso deve essere completata l'iscrizione attraverso il pagamento della tassa di iscrizione al test e il 1 settembre, se l'iscrizione è andata a buon fine, vi potete presentare tranquillamente, almeno per ora così, vi dovrete presentare o a San Miniato o a se poi ci usciranno praticamente in base alle sedi che avete scelto le disposizioni. Cioè chi andrà a fare il test a Laterino, chi farà il test a San Miniato, chi farà il test alle Scoppe. Però tutto questo è fonte di speculazione, cioè nel senso fino ad ora è stato così.
Ora, a causa dell'emergenza Covid, non si sa ancora niente, addirittura volevano fare più date. Però io non posso dirvi nulla di certo perché il bando dal MIUR non è ancora uscito. Per questo motivo, cosa ho fatto? Ho messo una slide che, se volete, potete copiare, fare screen o quel che volete, in cui potete vedere una serie di siti dove appunto potersi mantenere sempre sul pezzo in continuo aggiornamento. Innanzitutto vi raccomando il sito del MIUR da tenere sempre sott'occhio, quindi www.accessoprogrammato.miur.it, il sito di Universitali www.universitali.it e il sito Unisi, ovviamente, in cui poter completare quella che visualizzare il bando dell'Unisi, quindi dell'Università degli Studi di dell'Università di Siena. E poi completare la procedura di iscrizione tramite la home, andare in didattica, immatricolazioni, iscrizioni e trovare la pagina dei corsi a numero programmato. Mi raccomando, medicina e chirurgia. Ovviamente altri, diciamo, siti utili per mantenersi in costante aggiornamento sono www.orientarsi.unisi.it, che è il sito che, diciamo, stiamo utilizzando, su cui avete appunto ormai conosciamo perché è quello che usiamo per l'orientamento, e il sito del nostro Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, ma ovviamente ormai siamo social, quindi anche l'università rimane continua nel mondo social, e per questo potete seguire la nostra università sulla pagina Facebook, quindi Università degli Studi di Siena, e alla pagina dell'orientamento Università di Siena, oppure seguirci su Twitter. Bene. Però ora arriva un momento di contatto più ravvicinato. Se per caso avete dubbi, domande, esitazioni che ora non avete espresso o non esprimerete in questi istanti, potete contattarci noi, diciamo nello specifico noi tutor di Area Medica, alla pagina Facebook Tutor Corsi di Area Medica Unisi, oppure inviare una mail all'ufficio orientamento, quindi orientamento@unisi.it. Oppure potete fare lo screen di quelli che sono i nostri contatti ufficiali. Io sono Sgaramella Giuseppe nello specifico, se volete contattare me, ma ovviamente la nostra funzione è uguale per tutti, quindi è uguale, tutti quanti abbiamo le stesse funzioni, e quindi contattare me o gli altri vale la stessa cosa. Ecco, vi voglio lasciare con questo momento, diciamo, speciale. Per me, perché questa è la nostra foto ricordo, cioè la foto del mio corso di medicina, che siamo entrati, abbiamo iniziato tutti insieme il 1º ottobre 2014, e in questa foto non siamo nemmeno tanti, nemmeno tutti, siamo 270, ma abbiamo raggiunto appunto quasi 390 persone. Se qualcuno è bravo riuscirà a trovarmi in questa masnada di gente, e posso dire che sono stati anni bellissimi. E che quando si è nel tunnel si vuole scappare in tutti i modi, si vuole arrivare alla fine del tunnel, voglio arrivare alla fine del tunnel come tutti, ma una volta che il tunnel sta quasi alla fine si guarda indietro con sicuramente malinconia, perché passare insieme 6 anni con difficoltà, gioie, dolori, pianti, sorrisi e quant'altro, che sono parte della nostra vita, perché noi ovviamente, come ha detto il professore, entravamo a lezione alle 9 e fino alle 7, alle 8 era studiare, 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 lezione, 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 mangiare, 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 e poi camminata, poi tornare tutti a casa. E Se quindi. vuoi rifare l'esame anatomia patologica. No, prof, quello l'ho fatto, no, non ci si pensa proprio. Non mi preoccupo proprio di quello, anzi, quella è stata una grande gioia. C'è una domanda. Me la vuoi leggere, perché sennò devo togliere La la. domanda è quanto costa l'iscrizione? Ora non riesco a tornare. Allora, l'iscrizione costa intorno ai 50-60 euro, ma è variabile da università a università. Ovviamente Questa è noi. l'iscrizione al test, non alla. Esatto, Sì, al test. non Varia è da chiaro università. dalla domanda se sono le tasse di iscrizione a cui No, no, no. Prima, quando ho detto che. Costantino dice quanto costa più o meno l'iscrizione, per cui non saprei dire. No, il test, Ok. ok, ha Allora, preciso. faccio entrambe le Hai già situazioni. risposto, hai risposto perché Ah, ok, volevo. perfetto.
Ovviamente varia da università a università, ci sono università dove costa 10 euro e c'è università anche dove costava 150, parlo del mio anno, cioè lontano 2014, quindi quello dipende poi ovviamente dalla tassa dell'università. A Siena è diciamo, una tassa moderata che va sui 50-60, però ogni anno c'è una variazione, ovviamente, quindi per questo bisogna consultare il mondo dell'università. Poi c'è la domanda di Marzia, quale facoltà consigliate nel caso, quale corso nel caso in cui non si venisse preso subito il primo anno? Marzia, non ti... Allora, posso molto brevemente, se hai intenzione di frequentare comunque l'università a Siena, miei colleghi che non avevano superato la prima volta il test hanno frequentato biologia e di là poi c'è stato un facile, diciamo una facile convalida degli esami, quindi come il professore spiegava, biologia, farmacia e CTF. Sì, per le professioni... anche se vorrei precisare che io non punterei sul riconoscimento degli esami. Qualsiasi esame poi date vi verrà riconosciuto solo in parte, non sarà una grossa cosa. Più importante è pensare che siano materie che servono per il test d'ingresso. C'è un'altra domanda, ti stai rovesciando. Ora vi vedo. come variano i crediti rispetto al voto d'esame? Non c'è nessun rapporto. Cioè il credito no. È fisso, cioè quando passi l'esame prendi quei crediti, che tu abbia preso 18 o tu abbia preso 30, i crediti rimangono gli stessi. Come quando ci si iscrive al test? Prego Giuseppe. Allora, come quando ci si iscrive al test, per di solito l'iscrizione al test doveva essere fatta verso luglio, però appunto ragazzi vi ho detto, il bando non è ancora uscito, il bando del MIUR, può essere pure che quest'anno causa Covid spostino l'iscrizione fine luglio, inizio agosto. Quindi io i siti ve li ho dati, se volete chiedetemi di nuovo le slide, ve la rimetto qui in sovraimpressione e state attenti a quello che è il bando, perché il tempo di iscrizione in realtà non è molto dilatato. L'anno scorso l'iscrizione andava dal 3 luglio al 27 luglio, quindi sono all'incirca 20 giorni che vi danno di tempo per potersi iscrivere e completare l'iscrizione. Dunque, l'altra cosa è... quanto è il punteggio minimo per essere ammessi all'Università di Siena? Ahimè non lo possiamo decidere noi, cambia di volta in volta. In linea di massima è uno dei miei crucci questo, per cui ci sono alcuni corsi che sono molto richiesti, per cui tutti quelli che... una cosa che noi abbiamo detto è che la vostra prima scelta è il posto dove andate a fare il quiz. Ci sono alcuni posti tipo Milano Bicocca, che poi è Monza, in cui tutti quelli che entrano a Monza sono gente che è andata a fare il quiz a Monza, cioè che era la loro scelta. Ci sono posti meno, noi siamo abbastanza in basso in questa cosa, circa un quarto o meno degli studenti che vogliono venire a Siena in realtà ci riescono. Molti vanno in altri, devono andare, vengono spediti poi in altri posti. Diciamo che non è fra le più alte, non è nemmeno fra le più basse, diciamo è una fascia media. Sì, poi dipende dalla media nazionale, cioè dell'anno, perché sì, però, intorno ai 36-40, l'anno dopo era intorno ai 45-46, perché poi dipende sempre dal test. Se il test è molto facile, ovviamente i risultati risulteranno essere molto alti. Se il test è molto difficile, i risultati risulteranno essere più bassi. Ecco, questa è la variabile. Però all'interno di questo range noi stiamo in genere verso la metà. Scrivendo la città come prima scelta vale anche in cui si è ammessi? Sì, esatto. Allora, come funzionano le tasse? Ah no, aspetta, scusa, Dimitri, Lucrezia. Nel corso di medicina si svolgono esami parziali o esoneri? Io non so. Dipende dai prof. Cosa? Dipende dal professore se vuole mettere esami parziali. Esoneri non ce ne sono, ma esami parziali ovviamente dipende dalla materia.
se ci sono materie molto grandi ci possono essere in alcuni casi che vengono individuati o comunque ci si mette d'accordo col professore per organizzare degli esami parziali, ma grosso modo no, non ci sono degli esami parziali. Dipende sempre dal professore e dalla connessione che c'è, diciamo, dalla richiesta che l'anno in corso chiede al professore stesso. Quindi scrivendo città come prima scelta vale come prima scelta nel caso sì. Cristiana, sì. Rosy Mancuso, anche quest'anno sarà organizzato il corso preparatorio al test? Questo io non lo so, prof, mi deve dare lei degli aggiornamenti. Penso di sì. Okay. Penso di sì. Sì, Rosy, verranno costretti. Allora, per quanto riguarda le tasse, prof? Sì, esatto, c'era qualcosa sulle tasse, bravissimo. Tasse, borse di studio, alloggio. Allora, io sono stato borsista ero borsista fino a settembre. Come funziona per tasse, borse di studio e alloggio? Quindi vi posso parlare della borsa di studio e l'alloggio benissimo. Le borse di studio in pratica dovete fare, come ha detto il professore, avendo una scadenza di solito a metà settembre, è necessario fare, e ovviamente facendo il test il primo settembre, non avendo i risultati fino ai primi di ottobre, come si fa? Magari uno fa il test a Siena, però non rientra a Siena, rientra a Bari o a Milano. Allora a quel punto, come il professore ha già detto, fate la richiesta della borsa di studio in tutte le città in cui avete fatto richiesta. Perché tanto poi la conferma sarà solo successiva, cioè vi dichiarano idonei, però poi voi dovete confermare se avete vinto la borsa di studio nel momento in cui, cioè, vi dichiarate vincitori di borsa di studio nel momento in cui confermate l'immatricolazione e l'iscrizione all'università. Per esempio, avete fatto l'iscrizione per la borsa di studio a Siena, non siete entrati a Siena, ma avevate fatto contemporaneamente anche l'iscrizione a Milano. Nel momento in cui vi immatricolate, dovete dichiarare al DSU, in questo caso della Lombardia, che vi siete immatricolati a Milano e quindi in quel caso risulterete vincitori di borsa di studio a Milano. Poi anche in quel caso c'è sempre una variabilità regionale, perché il DSU è regionale, quindi cambia borse di studio, situazioni alloggio e robe varie. Io vi posso raccontare appunto di Siena. Funzione tasse. Le tasse sono suddivise in graduatorie, cioè non in graduatorie, in fasce. Sono 9 fasce, a loro volta suddivise in sottofasce, vanno ovviamente per reddito e... La fascia più bassa va intorno fino ai 20.000 euro, se non ricordo male. Fino a chi può richiedere la borsa di studio, i valori della borsa di studio ISEE sono fino ai 23.000 per l'ISEE e 33.000 per l'ISPE. Questo valeva l'anno scorso, sicuro. Quest'anno ovviamente mantenetevi in aggiornamento con il sito del DSU Toscana, perché stanno aggiornando anche loro il bando. Ci sono altre domande? Come funzionano? Aspetta, anche quest'anno Zaccaria, sei ancora idoneo ai borsa di studio passando da un altro corso a cura medicina? Allora, se uno ha la borsa a biologia... No, praticamente... Devi rifare domanda, immagino. No, praticamente che succede? Se voi fate iscrizione a medicina e per il primo anno, allora per esempio... Ora non so cosa intendi per passaggio da un altro corso a quello di medicina, però se io faccio il primo anno a medicina, esatto, e mi matricolo a medicina, nel momento in cui durante l'anno decido che medicina non mi va più bene e nel frattempo sono risultato idoneo alla borsa di studio, devo fare la rinuncia, o faccio la rinuncia agli studi e in quel caso vengono rinunciati tutti gli studi che ci sono stati e di conseguenza posso rifare la domanda l'anno dopo, oppure se non faccio la rinuncia agli studi perché voglio la convalida degli esami, in quel caso che cosa succede? Il successivo primo anno, che ne so, da medicina passi a biologia, il primo anno di biologia non hai diritto alla borsa di studio. Avrai diritto alla borsa di studio al secondo anno di biologia, che sarà il terzo anno di matricolazione in pratica. Non so se sono stato chiaro. Non ci abbiamo capito niente, ma... Chiarissimo, spero che sia di essere stato chiaro. Vabbè. Spero che abbia capito Zaccaria. Bene, a me non mi rimane che... Ah, un attimo, prof, c'è la domanda... corso, preparazione, Zaccaria... Ok.
Allora, per quanto riguarda il trasferimento sì, tu puoi richiederlo, ma ovviamente i posti per il trasferimento sono molto limitati e viene fatta una graduatoria su quelle che sono delle particolari esigenze, cioè praticamente chi è che si può trasferire. Innanzitutto devi chiedere il nulla osta all'università che ti deve praticamente accettare. Quindi se superi il test a Firenze e ti vuoi trasferire a Siena, devi chiedere a Firenze il nulla osta per andare via. Devi richiedere a Siena il nulla osta per essere accettato. Contemporaneamente viene stilata una graduatoria di tutti quelli che chiedono trasferimento in entrata e in uscita nelle entrambe delle università e contemporaneamente questa graduatoria su cosa si basa? Sui voti e quindi sulle materie che sono state superate diciamo nell'anno precedente, quindi ho fatto due esami, tre esami, quattro esami, ho preso tutti 29 e 30, ovviamente sarò prima di chi ha fatto un esame e ha preso 18. Tuttavia, c'è una questione importante. Se la persona che ha chiesto trasferimento anche con me ha delle comprovate motivazioni di famiglia, quindi avvicinamenti, persone invalide, figli a carico, perché ovviamente c'è anche gente più grande di noi o comunque che ha figli a carico, in quel caso viene favorito chi per questioni di famiglia necessita l'avvicinamento. Spero di essere stato chiaro e sintetico nello stesso tempo. Altre domande? Prof? Allora, io ringrazio tutti i rimanenti partecipanti. C'ho due cose sulla punta della lingua che mi ha tirato fuori Giuseppe, parlando di che cosa, però ritorno indietro, mi dispiace un poco, di che cosa, in che cosa consiste il lavoro del medico, se è quello che volete sapere, in un pugno, in una parola, il lavoro del medico è quello di prendere delle decisioni per affrontare problemi di salute. Quindi la differenza sostanziale con, per esempio, l'infermiere è la persona che sta col paziente. Il medico non sta molto col paziente, il medico passa, vede, decide. La cosa difficile, la parte difficile del lavoro è decidere. Puoi sapere le cose, cioè puoi aver studiato quanto vuoi, sapere quanto puoi, quello lì continua a stare male se tu sai tutto. Lo sa, sta meglio soltanto nel momento in cui fai una decisione cercando di prendere la decisione giusta. La seconda cosa che mi sono dimenticato di dirvi è la natura della medicina, che la medicina, l'ha detto un po' Giuseppe, però è una scienza sociale. Spesso si scambia per una scienza e basta. È diversa dalla biologia, dalla chimica, perché hai a che fare con esseri umani. E quindi se uno, quando vediamo un paziente, poi c'è anche quella, bisogna sapere anche quella, ma quando vedi il paziente la prima cosa che fai, gli chiedi come sta, gli fai quella che noi diciamo, chiamiamo in gergo raccogliere la storia del paziente. Ecco, quindi saper interpretare, saper ascoltare una storia, interpretare una storia, cambiare una storia fa parte del lavoro del medico. Quindi se anche voi non siete tanto portati, se uno non è tanto portato per l'aritmetica, quanto invece gli piacciono i film, gli piacciono i romanzi, gli piacciono queste cose qui, non detto che non sia adatto per la medicina, perché è un tipo di conoscenza che a noi serve. Scusate se non l'ho detto prima. E vi saluterei a questo punto. Sì, se non ci sono altre domande, io vi saluto, cioè vi concludiamo qui la nostra presentazione. Ovviamente, se avete, ecco, c'è un'altra domanda, prego, grazie a te. Grazie. E grazie a voi per la pazienza, per averci ascoltato. Sono 2 ore e un quarto che siamo insieme. E per qualsiasi domanda, appunto, potete scriverci alle pagine web che vi avevo precedentemente presentato, oppure seguiteci su Facebook alla pagina Tutor Corsi di Area Medica.
In questo caso io vi saluto, vi faccio un grande in bocca al lupo e saluto anche il professor Sestini. Alla prossima, prof. Ecco, da parte mia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.